Buonasera agli amici che ci seguono in streaming su Qui Mesagne, il Gazzettino di Brindisi e Mesagne Sera. Abbiamo voluto incontrare a 3 giorni dal voto i 5 candidati che si contendono a Mesagne la poltrona di primo cittadino, ovvero di Don Francesco, Danilo Facecchia, Guarini, Mingolla e Pompeo Molfetta. I colleghi Cosimo Saracino per Qui Mesagne, Giuseppe Messe per Mesagne Sera e Tranquillino Cavallo per il Gazzettino di Brindisi rivolgeranno loro alcune domande, domande libere, ai quali i candidati chiediamo di rispondere in tempi brevissimi. Chiediamo 2 minuti a testa su domande che ovviamente verteranno sui vari temi che stanno comunque tenendo banco in questo periodo qui a Mesagne. Ovviamente ci riferiamo ai diversi programmi elettorali presentati in questi mesi, in questa lunga campagna elettorale ormai. Però se i colleghi mi vogliono concedere l'inizio di queste interviste, aprirei io le danze, se così vogliamo dire, con una domanda uguale per tutti. Volevo chiedervi di dirmi il punto di forza del vostro programma elettorale, un solo punto, quello per voi più importante che in qualche modo potrebbe portarvi alla vittoria in questa tornata elettorale. Iniziamo con la di Don Francesco per la cavalleria. Buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta per radio. Il punto di forza è la prima cosa, essere subito operare, essere vicino al cittadino, aprire la casa del comune a tutti e formare la scuola dell'arte e delle associazioni di cultura. Prego, Danilo Facecchia. Grazie, buonasera a tutti. Uno dei punti fondamentali è la democrazia dal basso, quindi quello che faremo è quello di incentivare, di invogliare la democrazia dal basso con piccoli interventi. Ad esempio, uno dei primi punti sarà quello di far scegliere ai cittadini i nostri assessori, quindi la giunta non verrà scelta dalla maggioranza, ma cercheremo di trovare tra chi si proporrà come assessore i loro curriculum, e dal loro curriculum vaglieremo e li metteremo a disposizione dei cittadini che sceglieranno i loro assessori. Grazie. Beh, per noi è abbastanza chiaro. Il punto di forza del programma di noi insieme adesso è senza dubbio l'opportunità che noi offriamo alla cittadinanza di cambiare l'amministrazione, ma soprattutto di cambiare la mentalità con cui viene gestita questa città. Il punto di forza del mio programma è la partecipazione. L'abbiamo voluto contattando e aprendo una campagna d'ascolto con la città, l'abbiamo costruito insieme ai cittadini e, come ho già promesso, continueremo ad amministrare anche insieme ai cittadini. Sì, io l'ho detto dall'inizio, il punto di forza del nostro programma elettorale è quello di puntare sui giovani. I giovani come l'unica speranza a cui aggrapparsi per traguardare un futuro di reale cambiamento. Gli strumenti, i metodi li approfondiremo. Per adesso abbiamo avviato un'importante campagna di ascolto, perché c'è tanto bisogno di ascoltare questi ragazzi. Bene, come vedete c'è tanto materiale per le vostre domande. Passerei la parola al collega Tranquillino Cavallo per la prima domanda. Prego. Ma io vorrei fare una domanda un attimino sulle attività produttive, sul mondo economico mesagnese, che da qualche anno ormai è in affanno. I commercianti si lamentano perché le loro attività vanno sempre peggio e chiudono i battenti un giorno dopo l'altro diverse aziende. L'agricoltura è in crisi, forte crisi. Per cui quello che io vorrei chiedere alla signora di Don Francesco e all'ammiraglio è questo: loro hanno inserito nei loro programmi una particolare attenzione alle attività produttive, a questi comparti. Come realmente intendono? Come realmente intendono aiutare questo comparto fattivamente con delle opere da mettere in atto, insomma. Mettere insieme innanzitutto tutte le imprese agricole e far sì che e soprattutto gli agricoltori, far
incentivare e far conoscere il prodotto locale sui nostri mercati, e unificare quanto noi abbiamo anche Piazza Commestibile, che ormai è chiusa da anni, e noi vorremmo aprire questo grande cuore della città e portarlo ai vecchi valori. Sì, in effetti abbiamo richiamato l'attenzione su due degli aspetti, ma io aggiungerei allo stesso livello altri due settori molto importanti sui quali noi effettivamente opereremo con la massima determinazione possibile, che è uno sviluppo industriale e lo sviluppo del turismo. Entrambi questi settori, unitamente all'agricoltura e all'artigianato, diciamo, possono dare quella ripresa, soprattutto più in generale dell'economia, ma più soprattutto quella di un ritorno lavorativo. Allora, come intendiamo operare? Comincio proprio dal settore dello sviluppo industriale. È chiaro, la dobbiamo smettere di pensare che un'azienda del nord o anche la grande industria possa venire a fare un investimento importante a Mesagna. Non c'è alcun motivo perché oggi lo facciano, quindi l'azione. Bisogna creare le condizioni per cui si possa andare, sapendo dove andare naturalmente, e anche questo non è scontato, le condizioni per cui si può andare a chiedere a testa alta un investimento a Mesagna, potendo offrire certamente criteri di sicurezza, una infrastrutturazione, quindi una logistica del tutto soddisfacente. Una presenza sul territorio di gruppi, di associazioni, di aziende che facciano effettivamente, e non sulla carta, innovazione, dei centri che facciano magari di nicchia, ma che facciano effettivamente ricerca, e poi ancora una presenza, una capacità dell'amministrazione comunale di porsi non solo per segnalare le persone da mettere, da assumere, ma che concordi quale può essere un piano di infrastrutturazione sul nostro territorio. L'agricoltura. È perché siamo un attimo vincolati dai tempi, anche per permettere agli altri candidati, ma su questo che diceva Guarini, c'è qualcuno degli altri candidati che vuole aggiungere o dire qualcosa? Mi chiede di fare tipo, insomma, Molfetta? No, nessuno. Quindi possiamo passare all'altra domanda. Prego, Giuseppe. Io invece, innanzitutto vi ringrazio di essere qui, ringraziamo tutti, e vorrei chiedere invece ai due medici, a Pompeo Molfetta, quindi a Francesco Ninni Mingolla, la sanità pugliese. Ecco, qui ne approfitto anche perché ci sono due candidati al Consiglio regionale, Clara Bianco e Calabrese, Antonio Calabrese, che salutiamo. Bene, l'85% del bilancio regionale è assorbito dalle spese sanitarie. Ora, quello della sanità è un problema, soprattutto per le classi ambienti, cioè per coloro che non hanno santi in paradiso per potersi curare, per poter fare un esame clinico, per poter andare al CUP, dove generalmente bisogna fare file lunghe, eccetera. Bene, allora sul problema della sanità, che cosa si potrà fare? Oh, vabbè, diciamo, noi abbiamo questo problema a Mesagna, tiene un nome e cognome, dell'ospedale. L'ospedale. Ora, in questi anni si sono rincorse una serie di proposte di modifica della destinazione d'uso, e tutte sembravano apprezzabili sulla carta. Nessuno di questi progetti ha visto la luce, e forse è meglio così, perché noi dobbiamo ribadire con forza che il nostro nosocomio, ospedale ENA e ospedale, deve rimanere nelle forze. Ambizioso questo, eh? Sì, lo so, lo capisco che è ambizioso, però noi abbiamo sperimentato tutto ciò che era possibile sperimentare. La riconversione, che è un termine a cui noi ci siamo appassionati e abbiamo tanto investito per farla diventare una struttura a servizio del territorio, comporta investimenti. Se questi investimenti non ci sono, non ha nessun senso
parlare di conversione, a fronte di una struttura che è già una dotazione strumentale di organico, un numero di posti letti adeguato per mantenere quella vocazione di presidio ospedaliero, diciamo, decentrato, che potrebbe smaltire tanto di quella... decongestionare il perimetro. Questo è un obiettivo su cui ci deve essere assoluta convergenza, e penso che ce ne sia, perché questo la città chiede. Beh, io ringrazio Pino per la domanda, perché è una domanda che mi tocca... Non l'avevamo concordata. Che mi tocca direttamente. Certo, già un anno e mezzo fa il direttore generale precedente aveva portato in Consiglio Comunale una proposta di ristrutturazione di questo presidio, che a mio avviso era una proposta che si poteva accettare, perché c'era l'acuto, c'era il lungo degente, c'era il cronico e c'era il distretto. Purtroppo questo, pur essendo stato approvato a livello del Consiglio Comunale, non ha avuto l'ok della Regione. E a ottobre, io non so se io mi batterò, sicuro, come ho sempre fatto all'inizio, quando Fitto lo chiuse e portavano i letti e noi li toglievamo, questo è poco ma sicuro. Però io non so se ce la possiamo fare a vincere questa battaglia, perché il regolamento a novembre è stato approvato, la conversione è avvenuta. Quello che è rimasto è un ospedale di comunità dove dovrebbero gestirlo i medici di base. C'è un RSA, che sarebbe una casa di riposo, e l'hospice dove si possono mettere l'occhio. Quindi acuto non c'è niente. Se adesso la gente può ancora ricoverarsi, stando ancora a 15 posti di acuto della medicina, un domani questo non sarà più possibile. E il decongestionamento del Perrino, secondo me, non sarà attuato. Ancora di più, perché il distretto oggi non esiste. Andate a chiedere in giro. Una persona dimessa da un reparto di ortopedia a casa con un'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, dopo 20 giorni ancora sta aspettando il fisioterapista a casa. Ah, io vorrei interromperla, dottore, e rivolgere la domanda, quest'altra domanda, comunque inerente sempre il tema della sanità, al dottor Pompeo Molfetta, che era in Consiglio Comunale. Vorrei dire in maniera molto cruda che l'amministrazione comunale in corso, diciamo, il dottor Mingola diceva che si batterà, l'ultima amministrazione Scodini non si è battuta a sufficienza come avrebbe dovuto, né l'amministrazione né la città, a mio parere, o no? No, diciamo, le cose non stanno propriamente così, perché il piano di conversione, così come era stato prefigurato, aveva indubbiamente un suo valore nell'ambito di un piano generale di riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Il problema è vero, è che se tu lo sostieni questo progetto, ma poi non lo finanzi, è un boomerang che si ritorce contro. La responsabilità, almeno in questo caso, non è dell'amministrazione generale, ma della direzione generale della ASL e di rimando della Regione Puglia, che non hanno, come devo dire, dato seguito ad un progetto che loro stessi hanno approvato, loro stessi hanno sentito. Perché i finanziamenti vengono dalla Regione Puglia. Fatto sta che è arrivato Vendola per aprire le nuove sale operatorie, per inaugurare la nuova struttura, le nuove strutture, e poi di conseguenza non l'ha finanziata. No, non l'ha finanziato, sta sperando che si attivi il distretto, il territorio, come so dirsi, però il territorio ha un'attività che è 8-14, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica, è chiuso. Non si sbombala. Io ancora non mi convinco come mai questa campagna elettorale, ancora a 2 giorni dalla fine, non decolla. Nel senso che non c'è stato nessuno di voi che in qualche modo ha messo su degli argomenti che potessero essere, diciamo, dirompenti l'uno con l'altro. Siete stati sempre tutti tranquilli, belli e spensierati. Io questa cosa ancora non mi convinco, e vorrei che questa sera un po' di pepe uscisse fuori. Vorrei che questo pepe iniziasse a metterlo Pompeo Molfetta.
In questo senso, intanto le faccio una domanda. Il vice sindaco in questi giorni ha dichiarato che l'amministrazione comunale ha avuto da parte della città, della stampa, dei partiti politici, senza escludere nessuno, anche del SEL, una serie di infami, una serie di intoppi. Beh, come risponde l'amico storico Pompeo Molfetta a Giancarlo Canuto, attuale vice sindaco, riguardo a questa che credo sia una delle accuse abbastanza forti? Questa è diciamo così, è un po' maliziosetta. Certo, devo fare l'impertinente. Tu non devi proprio confondere i piani. Giancarlo amico storico era e amico storico resta e resterà. Ci mancherebbe altro. Dobbiamo distinguere, e questo tuo tentativo di mischiare le carte è un po' subdolo, devo dire la verità. Come irriguardosa è anche la domanda, perché io non trovo nessun contenuto politico, non la leggi bene, perché confini la tua valutazione sui temi programmatici, dove vedi che c'è sostanzialmente una convergenza, perché convergente è l'analisi. Il problema è come si affrontano le questioni che sono sul tappeto e come si sta cambiando lo scenario politico, non solo a Mesagni, dove stanno succedendo cose che hanno un valore che avrà delle ridondanze. Lo scenario politico la sta cambiando lei in questa città, mettendo insieme destra, sinistra, sopra, sotto, in una coalizione piuttosto variegata. Dove si va in questo modo? Dove portiamo questa città? Mi può fare la domanda di riserva? Su quali argomenti vi confrontate? Non le rispondo. Vabbè. Io direi anche che un po' di pepe lo ha messo ripetutamente e quotidianamente il rappresentante di 5 Stelle, lo ha messo anche ultimamente l'ammiraglio Guarini quando ha parlato di voto di scambio. Quindi siete stati presenti, avete messo del pepe o no, Cosimo, in questa campagna elettorale. Voto di scambio che significa? Cioè, avete fatto la denuncia in procura del voto di scambio o no? Allora, il problema è che la gente teme, a noi sono arrivate delle segnalazioni anche, addirittura anche degli screenshot presi dagli smartphone con delle segnalazioni. Il problema è che il cittadino teme, ha paura di denunciare, nonostante anche il Movimento 5 Stelle ha proposto di accogliere anonimamente queste denunce. Questo purtroppo non è stato fatto. Abbiamo provato a denunciare, la verità. Abbiamo fatto un tentativo, soprattutto perché abbiamo avuto degli attacchi non solo personali, ma addirittura anche alla mia compagna sono arrivati dai nostri competitor. Anche in particolare. Da chi? Nome e cognome, non possiamo sparare nel mucchio ogni volta. Nome e cognome. Il problema è che se lo dico, allora, è la questione che poi comincia querela contro querela, querela contro querela. Allora noi abbiamo già depositato un elenco di segnalazioni di questi cittadini, compreso quello della mia compagna. Siamo pronti a querelare, però il problema è che l'unica persona disponibile ovviamente era la mia compagna. Nel momento in cui ho chiamato anche le altre persone per dire ok, andiamo, questo non è stato fatto. E il problema è che poi si rimane da soli in questo. E quindi io non vorrei fare nomi proprio per rispettare anche la privacy dei cittadini che sono stati minacciati. Voglio calmare un attimo gli animi e fare la buona della situazione, se mi date la possibilità così. Volevo chiedere a Don Francesco in che cosa il suo programma è diverso rispetto agli altri, visto che all'inizio abbiamo parlato del punto di forza. È diverso perché innanzitutto, forse per la prima volta Mesagni sarà, no? Ci sarà un sindaco donna, quindi già ho delle idee per cambiare questa città anche all'occhio, per essere più visibile, più
graziosa anche per il turista che la viene a vedere, perché già passando per le strade manca un fiore, manca un vaso, manca anche un'insegna di una via. Ma al di là di quello, anche come ho detto prima, essere vicini alla gente. Io mai come in questo momento, con il lavoro che faccio, mai fatte tante domande di disoccupazione, quindi cercare di fare delle cooperative dove i giovani possono dare dei progetti e attingere a dei finanziamenti regionali. Perché no? Perché ci sono. Mettere delle persone giuste affinché si possano trovare questi finanziamenti, perché sino ad oggi non è stato fatto nulla, anche se, se la vecchia amministrazione aveva anche un assessore addetto al marketing, che a mio avviso è stato un totale fallimento. Poi dobbiamo vedere anche l'agricoltura, però è una cosa che mi piace ancora ridire è l'associazione dell'arte, perché ci sono molti giovani qui a Mesagne che o per hobby o perché gli piace la musica o perché gli piace suonare non possono fare dei corsi a pagamento privati e quindi formarli e poi andare al conservatorio per fare per essere ammessi agli esami. Senta, lei parla di associazione dell'arte, ci può spiegare in maniera concreta che cos'è questa associazione? Allora, a Mesagne ci sono molte associazioni culturali, artistiche, quindi unirle, metterle tutte insieme, trovare una location che li possa raggruppare e insieme mettere delle idee affinché che il giovane, ma anche il meno giovane, possa anche no, esprimere la sua creatività. Ecco, grazie. Una domanda vorrei farla ai due neofiti della politica, ossia il candidato sindaco Faceca e il candidato sindaco Guarini, che non hanno esperienza politica e amministrativa in particolare. Voi in questi giorni di campagna elettorale spesso avete parlato di questa trasparenza che deve avere la macchina amministrativa, avete parlato di zone d'ombra, avete denunciato determinate situazioni che queste amministrazioni, i gap che si sono verificati. Ecco, vogliamo far capire a chi ci ascolta, ai concittadini, che poi sono i vostri elettori, in particolare se Facecchia diventa sindaco del comune di Mesagne, se Guarini sarà il futuro sindaco di Mesagne, in concreto come volete cambiare questa macchina amministrativa affinché sia davvero trasparente e a misura di cittadino? Innanzitutto semplificarla, no? Perché la burocrazia rallenta tantissimo tutta la macchina amministrativa, quindi semplificarla prima di tutto, poi rendere quello che è sempre uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, è quello di rendere fruibile ogni atto, ogni delibera e soprattutto il bilancio, perché il bilancio oggi se lo vai a prendere lo puoi scaricare, in realtà è libero, lo puoi scaricare dal sito internet, solo che non si capisce bene. Non si capisce quali sono i centri di costo reali, quali sono le entrate, le uscite, ci sono delle macro aree poco chiare e quello che cercheremo di fare è di renderlo a misura di cittadino, perché chiunque deve avere la possibilità di comprendere come i soldi vengono spesi, spesa per spesa prima di tutto, e poi anche un curriculum chiaro e trasparente di tutti i membri dell'amministrazione comunale e anche dei dipendenti. E questo già creerebbe un meno distacco tra il cittadino e il comune stesso. E quindi sarebbe anche più facile andare ad individuare, non lo so, se ho bisogno di un servizio particolare, anche online, basta andare a vedere, o un elenco pubblico, andare a capire chi si occupa nello specifico di qualcosa che mi interessa e tenerlo e sapere che in realtà esiste, perché oggi entrare nel comune di Mesagne, anche se esiste l'URP, che è l'ufficio relazione con il pubblico, non è in realtà un ufficio che soddisfa in pieno questo compito. A proposito di curriculum, Facecchia, che lavoro fai? Io faccio il terapeuta. Il terapeuta? Il terapeuta, sì. In particolare l'ipnoterapeuta. Ah, beh, abbiamo quindi 2 medici e mezzo. Prego, ammiraglio. Torniamo alla domanda. Certo.
La trasparenza viene resa oggetto frequentemente, anzi quasi sempre, di slogan. Ed è così quindi che da una parte, dall'altra, soprattutto da una parte, viene utilizzata per esibire una disponibilità teorica a dimostrare tutto ciò che uno fa nell'amministrazione pubblica, salvo poi non esserci dei riscontri concreti. Quindi la trasparenza evidentemente deve essere un qualche cosa di concreto, qualcosa di effettivamente tangibile nell'amministrazione comunale. Oggi non è così, ma non voglio pensare perché effettivamente qualcheduno o qualche organizzazione o qualche struttura ha qualcosa da nascondere. Non viene così perché, ancora una volta, perché non c'è la mentalità ad rendere disponibile tutto ciò che si fa. Questo va fatto. E va fatto uno dei risultati che certamente si possono facilmente conseguire andando a mettere le mani su una riorganizzazione funzionale della macchina amministrativa, cioè andando a stabilire prima quali sono le sezioni, i compiti, le funzioni che devono che sono oggi necessari, non quelli che abbiamo ereditato da 20 anni fa. Quali sono le funzioni necessarie, quali sono compiti e responsabilità di ciascuno di queste, quali sono le forze operative necessarie per ciascuna di queste funzioni e quali sono gli skill, le qualifiche di ciascuno di queste, e quindi andare a formare le persone e fargli capire chiaramente ciò che l'amministrazione si attende da loro e quindi offrire loro la possibilità di non solo di essere trasparenti, ma di rendere di acquisire quelle soddisfazioni anche professionali che moltissimi di loro attendono e che oggi non hanno. Tutto questo che io ho detto viene sintetizzato con una parola che ormai è molto ricorrente nel nostro programma: carta dei servizi, la quale carta dei servizi, se attuata ed attuata coscienziosamente nell'interesse esclusivo di rendere un'amministrazione funzionale, ci dà la possibilità anche di essere più moderni e di sopperire anche magari a carenze di risorse in taluni settori. Beh, io avevo preparato una domanda un po' cattiva per il candidato Polpette, però a questo punto non me la fai fare più, però te l'ho visto già girato. No? Posso andare? No. Senti, Pompeo, diciamo che dai sondaggi, lo dicono tutti a Mesagno, non so se sbagliano o meno, non si possono diffondere, però qua siamo in camera caricatis. Diciamo che tu saresti uno dei favoriti. Non hai problemi per il dopo? 100 milioni di miliardi di problemi. Ma ci sono dei momenti in cui le sfide ti passano davanti. Allora tu hai due possibilità. Sono domande che ho fatto anche in privato. O ti giri dall'altra parte, oppure li aggredisci, li affronti. Io sono arrivato alla determinazione che voglio farla questa scommessa, difficilissima, difficile perché è difficile la congiuntura, perché sta cambiando il panorama politico complessivo, perché non credo che le risorse finanziarie dei comuni muteranno il trend di oppressione fiscale e l'impopolarità complessiva della politica non ti darà grandi tempi per poter risalire la china. Certo che ho la consapevolezza che la sfida è difficile, ma proprio per questo è più entusiasmante. L'unica cosa che io, diciamo, non capisco è questo, dice, è una campagna elettorale diciamo senza colpi di, no? Grandi polemiche. Ho capito, ma non capisco perché questa necessità di mettere la polemica debba venire dai giornalisti. O ce la mettiamo noi, o se no. Ci facciamo una domanda. Comunque mi incolla. A proposito di polemiche, il Partito Democratico nella fase iniziale della sua candidatura ha tentato in tutti i modi di trovare un'alternativa a lei, non so per quale motivo. Adesso però il Partito Democratico insieme con lei si sente forte di questo appoggio oppure ha difficoltà? Premetto che il Partito Democratico non è che stesse trovando un'alternativa a me, stava cercando di iniziare un percorso che era quello delle primarie,
percorso che, nonostante Pompeo avesse iniziato qualche mese prima, noi continuavamo a perseguire questo percorso. Poi alla fine questo percorso non c'è stato e il PD ha candidato me, ma vi assicuro oggi, 28 di maggio, che il PD che sto incontrando adesso è più forte di quello di due mesi fa. E, guarda, sicuramente più forte, perché ero un po' appannato all'inizio, ma adesso con tutta questa carica di energia, di giovani, di donne, di nuovi, che stanno veramente facendo una bellissima campagna elettorale, magari senza Pepe, ma con un po' di polemica fra di noi, il Partito Democratico oggi lo vedo molto forte e lo vedo, anzi, ha riacquistato fortissimamente la sua identità, e si era un po' appannato. Guarini, una domanda sempre di quelle abbastanza... A che serve presentare una lista di persone che non sono di Mesagna? Questo è una leggenda metropolitana fatta evidentemente da persone che non... che è messa su, da persone che vogliono strumentalizzare alcune situazioni particolari. Mi fa specie che proprio un giornalista dica una cosa del genere, perché evidentemente avrà avuto modo di verificare la correttezza di quello che dice. Allora, certamente può succedere. Può succedere, lo prevede la Costituzione, quindi figuriamoci perché non deve succedere ed è sempre successo a Mesagna. Perché non mettere uno di Lariano? Perché non mettere uno di Torre Santa Susanna? Perché? Perché? Io ho operato per molto tempo fuori da Mesagna e ho visto degli illustri amici, anche professionalmente molto a me vicini, che erano residenti siciliani in particolare, nel caso specifico, e che si erano offerti per un servizio sociale, quindi politico, all'interno di un'amministrazione nell'area, per esempio, di La Spezia, per dirne una. Ecco. Non capisco cosa c'è di strano una cosa del genere. Perfetto. Diverso è invece dire una lista piena di questo. Questo è evidentemente una stortura, sicuramente, che non corrisponde al vero. Basta verificare. I miei colleghi si lamentavano che non ci fosse troppa polemica, però io vedevo prima Danilo Facenti che voleva intervenire e fare un po' di polemica. Gliene diamo l'occasione. No, era solo una riflessione per quanto riguarda Pompeo Molfetta, quando ha detto accetto la sfida. Sì, ma questa sfida non deve essere a discapito dei cittadini, perché poi bisogna anche fare conti con quello che poi potrà produrre un tipo di assetto di quel genere. Era solo questo. Guarini invece? Beh, io non ci eravamo certamente messi d'accordo, ma facendo il paio con quello che diceva prima Facecchia, sicuramente dico, dobbiamo aspettare che tutte le persone che sono in amministrazione, sono presenti a Palazzo da 20-25 anni, ci provino a rotazione per vedere se troviamo la persona giusta. Ora come ora, non ho avuto la modo di intervenire quando si è parlato dell'ospedale ed è molto eclatante, ma anche per tante altre situazioni. Mi chiedo, la domanda sorge spontanea, mi chiedo perché mai le persone che hanno la responsabilità di guidare la maggioranza, non solo gli amministratori che evidentemente hanno la responsabilità più grossa, ma i partiti della maggioranza, soprattutto di maggioranza relativa, ma tutti quelli che siedono in maggioranza al Consiglio Comunale, perché non hanno proposto proattivamente dei correttivi, per esempio quando si è parlato dell'ospedale, per esempio quando si è impostato una politica di sviluppo industriale, per esempio quando si è lasciato morire l'agricoltura? Perché non sono intervenuti in quel momento? Dobbiamo aspettare che sistematicamente, ciclicamente, tutte le persone, tutti i leaders si propongono, quelli che sono presenti oggi, si propongono a guidare la città? Io credo proprio di no, perché ritorniamo all'esclamazione prima di Facecchia: tutto perdiamo tempo e l'economia non può aspettare. 5 anni ulteriormente persi evidentemente affosserebbero ulteriormente la nostra economia. Quindi non si può fare a nostra spese una cosa del genere. Allora, io vorrei fare una domanda a tutti e 5 i candidati sindaci. Il primo atto che farete nel caso vincete l'elezione e nel caso perdete, quale sarà il primo atto che farete? Cominciare dalla signora di Don Francesco. Microfono, scusa.
Al di là dell'atto formale delle firme, cioè una volta che vi insediate in comune, quale sarà il primo atto che farete a servizio della città? E in caso perdete, che cosa farete? E innanzitutto dobbiamo vedere a che punto, no, sono le carte, perché innanzitutto hanno lasciato un bilancio che è fuori bilancio, quindi soldi non ce ne sono. E vedremo giorno per giorno quello che c'è da affrontare, da fare. Nel caso non vincerete? In caso non vincerete, noi saremo all'opposizione, lotteremo e dai nostri banchi faremo opposizione. Pacecchia? Se dovessimo vincere, il primo atto, l'ho annunciato già prima, è quello di scegliere la giunta comunale, quindi gli assessori. Gli assessori che dovranno essere esterni addirittura al Movimento 5 Stelle e quindi dovranno soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini. Se dovessimo andare invece all'opposizione, continueremo a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, cioè anziché fare quell'opposizione che abbiamo fatto dall'esterno propositiva, perché di atti ne abbiamo prodotti tanti, abbiamo anche coinvolto i cittadini con delle petizioni popolari, quindi prenderemo tutto il lavoro già fatto in questo periodo per sollecitare l'amministrazione a fare quello che fino ad oggi è rimasto inascoltato. Beh, quando vinceremo, non c'è dubbio, a un fariseo ho raccontato pari pari quello che sto per dire a voi, non so ancora quale può essere l'atto concreto, più il primo atto concreto, ma certamente deve essere chiaro che è cambiata la via, deve essere chiaro per continuare a dare una speranza di cambiamento, la sensazione che effettivamente la condizione generale in cui vive Mesagne è cambiata. Questo verrà fatto da un punto di vista sociale, quindi intervenendo nel civismo e magari attraverso un segnale chiaro anche con l'opposizione, che io non vedo e non potrò mai vedere come un insieme di nemici. Quindi comincerei con questo segnale sicuramente di costruzione, di una collaborazione, di un dialogo utile per la collettività, ferme restando le responsabilità di ciascuno di questi. Se andate all'opposizione? È un'eventualità che non intravedo, ma se dovesse succedere, ovviamente staremmo molto, molto attenti, vigili, sicuramente non consentiremmo a qualcun altro fra 5 anni di dire: ma perché non l'avete detto 5 anni fa? Continueremo a studiare e cominceremo a incalzare proattivamente la maggioranza e quindi l'amministrazione. Ma non succederà. Breve, perché il tempo è tiranno, no? Posso rispondere? La risposta sta alla terza pagina del mio programma. La prima cosa che farò quando io sarò sindaco è un'analisi completa di tutte le spese che ha l'amministrazione comunale, perché sicuramente troveremo degli sprechi, e spostare quelle risorse sul sociale soprattutto e per ridurre le tasse ai cittadini. Se poi non vinco, ce ne andiamo a cena tutti e tre stappando una bella bottiglia di vino. Io credo che noi vinceremo e governeremo questa città e saranno 5 anni di buon governo e di pacificazione sociale. Sono fermamente convinto di questo perché la gente è andata già oltre, è attestata su questa prospettiva. Il primo atto è un atto che è obbligato per chiunque va al governo. Il primo atto è la redazione del bilancio di previsione. Noi faremo il bilancio di previsione e ci faremo in 4 per cercare di abbassare la pressione fiscale. L'ipotesi di sconfitta non è prevista. Quindi in pratica Pompeo vince, l'ammiraglio vince, voi 3 perdete, la gente di Michelangelo e l'individuale. Va bene. No, io vorrei sapere da ognuno di voi, avete fatto una campagna elettorale dura, importante, che cosa, iniziando da Sabrina, che cosa li differenzia dagli altri? Oltre al sesso, Perché dovrebbero votare te e non gli altri?
sapere. Devono votare me perché penso che dopo tutti questi anni di fallimento... La differenza sostanziale del tuo progetto... Io sono veramente il cambiamento, quindi i mesagnesi sono intelligenti, quindi penso che questa volta hanno capito dove mettere la crocetta quando andranno a votare. Danilo, che cosa di differenza dagli altri? Se notate anche sui nostri volantini c'è scritto candidato, sindaco, portavoce, perché in realtà il sindaco 5 Stelle è il portavoce dei cittadini, quindi quello che ci differenzia è proprio questo, portare nel comune la voce dei cittadini. Cosa c'è di diverso? Io mi devo ripetere, di diverso è facile dirlo, perché noi offriamo del tutto gratuitamente, tra le altre cose, una nostra disponibilità di governo del Paese, potendo contare ovviamente su delle capacità che magari sicuramente ci hanno anche le altre coalizioni, delle capacità, delle qualità, dei valori e quindi una prospettiva di governo è più illuminato, più lungimirante, manageriale, oserei dire, dal punto di vista proprio della gestione ordinaria. Che cose caratteristiche che oggi è molto difficile, mi devo ripetere, è molto difficile poter riscontrare nelle due soluzioni della sinistra, che la prima per l'ideologia, perché rappresentano il partito di maggioranza relativa e quindi la classe dirigente in assoluto che ha governato gli ultimi 20 anni, e i secondi gli stessi uomini e le stesse persone che evidentemente si ripresenterebbero con un abitino rispolverato, pulito, con delle buone idee che magari effettivamente hanno nella loro testa, ma senza nessuna credibilità, perché non si capisce perché non l'avrebbero fatto negli ultimi 20 anni. Ma prima di rispondere cos'è questa differenza che troviamo in queste coalizioni, posso fare un solo punto di 2 minuti a quello che ha detto Emilio? Perché qua il problema di fondo è che in questi 20 anni la politica abbia distrutto Mesagne. In questi 20 anni la politica ha risollevato Mesagne per tanti versi. Poi negli ultimi periodi, se Mesagne si è accasciata o sta vivendo un momento difficile, non è solamente dovuto a un fatto di natura amministrativa, ma sicuramente c'è tutta una serie di crisi economiche che ha investito tutto il mondo e ha investito anche Mesagne. Le politiche di ristrettezza nazionali, regionali e comunali ci sono, per cui alla fine io non voglio difendere, perché non ero presente personalmente all'interno dell'amministrazione, però mi sembra anche che a un certo punto bisogna dare sempre a Cesare quel che è di Cesare, perché la politica, la Mesagne l'ha fatta grande. E la politica è quella che io, che il Partito Democratico che rappresento con le liste che rappresento, e rappresentiamo in questa tornata elettorale, perché politica non ce l'hanno le liste di Pompeo, non c'hanno politica, c'hanno tutta una serie di liste civiche messe insieme. L'unica sarebbe Forza Italia, ma la politica del Partito Democratico che sta facendo grande, piaccia o non piaccia, la nazione, e sicuramente quando vinceremo noi faremo anche il bene Mesagne. Sì, è stimolante questo intervento di Lilli, perché riafferma il ruolo e il valore storico dei partiti in un momento in cui i partiti sono ai minimi termini. Noi crediamo che invece ci sia una forte inversione di tendenza e che ci sia una spinta al civismo un po' dappertutto, e in queste elezioni regionali molti comuni si stanno attestando su questa posizione, che c'è un cambiamento complessivo nel modo di approcciarsi alla politica, nell'idea che la gente ha dei partiti e del ruolo che i partiti hanno in una società che muta. Quindi è l'esatto contrario, è il superamento di una impostazione rigidamente ideologizzata, l'obiettivo. Allontanarsi dai partiti per rigenerare. Bravo, bravo, bravo. Vuole dire questo? Bravo, Pino. Per quanto riguarda che cosa noi abbiamo, noi abbiamo una grande connotazione popolare.
Cioè, le liste civiche che abbiamo messo su sono fatte da persone, uomini e donne, che stanno nella gente, vivono quotidianamente le difficoltà che la gente vive e quindi hanno una grande capacità di leggere e di interpretare le questioni. Questo, avere questi sensori aperti verso il popolo, io credo che sia il nostro punto di forza. Sì, forse sì, vuole dire qualcosa. Facenti ancora? Per concludere, riguardo alla giustificazione di questi 20 anni, quello che è mancato è un'unica cosa, la lungimiranza. Perché alcune scelte fatte nel comune di Mesagna hanno prodotto anche questa crisi economica. Aver dato spazio, libero accesso alla grande distribuzione senza pensare alle conseguenze che avrebbe portato nel nostro territorio... No, ti interrompo perché non è così. Cioè, la politica in quegli anni ha previsto un protocollo d'intesa, se non sbaglio, no? Con sì. La grande, ha tentato in qualche modo di governare quel processo. Sì, governare con un compromesso. Senti Danilo, io vorrei aggiungere una cosa probabilmente interessante. Prima che scoppiasse, tra virgolette, la campagna elettorale, c'è stato da parte dello Scian un certo discorso di ridimensionamento che è stato messo sotto il tappeto in attesa della conclusione della campagna elettorale. Cioè, voglio dire che dopo la campagna elettorale verrà fuori questo grosso problema. Che cosa farete voi, sindaci? Oggi è chiuso, lo Scian, oggi è chiuso, notizia di oggi. Microfono. Che cosa farete voi, sindaci? Notizia di oggi, data al telegiornale Sky TV 24 e che hanno chiuso l'accordo per Auchan regionale e nazionale, non ci saranno ridimensionamenti perché rinunceranno ad una quota di risultato che ve lo stimi. Adesso andiamo però su livelli anche nazionali e il problema che ha coinvolto l'Auchan è anche la nuova riforma del lavoro, il Jobs Act, è quello che ha in qualche modo spinto le aziende a licenziare per poi riassumere sotto con i nuovi contratti, con i famosi diritti che vengono poi tolti. E un'altra cosa è interessante quello che ha detto Pompeo Molfetta riguardo al cambiamento che i partiti dovrebbero fare. In realtà il Movimento 5 Stelle è nato proprio per questo, per essere da pungolo, da riflessione, per far capire che il sistema partitico ormai è finito, comunque quel sistema partitico è finito e che bisognava darsi una regolata. Noi l'abbiamo fatto perché siamo gli unici che, nonostante le leggi impediscano di ridursi gli stipendi, non lo facciamo in automatico. Noi selezioniamo anche i nostri candidati. Noi selezioniamo i nostri candidati in che senso? Col casellario giudiziario. Questo già è una prima mossa, perché in realtà anche questo potrebbe agevolare la fiducia dei cittadini. Non avete impresentabili. Non abbiamo impresentabili, anzi non dobbiamo avere né carichi pendenti né precedenti penali. Quindi noi risolviamo molti problemi già a monte, non faremo, diremo, già in partenza abbiamo scelto di seguire una linea completamente differente. L'ultima domanda, l'ultimo giro di domanda: se lei dovesse andare al ballottaggio, perché questa legge elettorale prevede anche il ballottaggio, quale discorso farà ai mesagnesi? Farà accordi? Chiederà sostegno e basta? No, la domanda a tutti, perché tutti avete la possibilità di andare al ballottaggio giorno 31. Iniziamo da Don Francesco. Qual è il discorso? Fate accordi? Ci potrebbe essere questa possibilità? In questo momento non mi sembra giusto dare una risposta così, perché siccome con il mio partito sto facendo un certo tipo di discorso e un programma anche che riguarda, no, anche per un eventuale ballottaggio, lo valuteremo insieme a tutti gli amici che sino ad oggi mi stanno sostenendo e che mi stanno dando una mano. Perché io, come a differenza di tutti gli altri, forse sono l'unica insieme al PD che rappresentiamo effettivamente un partito. E io sono l'unica donna di centrodestra, di Forza Italia. I rumors, quindi le voci di corridoio, già dicono che
in qualche modo ci sono stati già degli accordi tra di loro, quindi questo vorrei che loro lo dicessero, lo smentissero. E noi come Movimento 5 Stelle, in caso di ballottaggio, facciamo un passo indietro, quindi nel momento in cui c'è il ballottaggio noi restiamo fuori da questo gioco, come abbiamo sempre, figuriamoci, sì. Fermi lì. Io smentisco categoricamente che esiste un accordo di qualsiasi tipo, non solo, ma dico pure che evidentemente se predico bene devo continuare a razzolare bene, nel senso che dobbiamo continuare a dare la sensazione al cittadino che non ci sono inciuci, perché contrariamente a quello che diceva prima Facecchia, negli ultimi 20 anni il vero cancro è stato che non si è data una chiara, netta, limpida sensazione che tutta la maggioranza, tutte le persone, tutti gli amministratori e i politici di sostegno operassero nell'interesse esclusivo della cittadinanza. Quindi evidentemente se arriviamo al ballottaggio è chiaro che contano molto i numeri. Di che stiamo parlando? Bisognerà governare, ma certamente bisogna continuare a guardare in faccia gli elettori, i cittadini e lasciargli chiaro ciò che sta succedendo. Premesso che Pompeo ha detto che ha vinto, quindi premesso questo. Non lo so, noi siamo da soli in questa campagna elettorale come Partito Democratico, le liste dei Verdi, Mesagna Democratica e la lista civica di Io ci credo. Se arriveremo al ballottaggio, sapete, e esperienze ne abbiamo, che i ballottaggi sono una cosa molto molto particolare, non esistono più programmi, non esistono più partiti, esistono la contrapposizione, cioè, posso farlo ad esempio tra Pompeo e me, per esempio, poi è la città che dovrà decidere, sono le caratteristiche personali di ognuno che vengono fuori prima di ogni altra cosa. Io sono convinto di non aver fatto nessun patto con nessuno, né l'ha fatto assolutamente il mio partito, perché non poteva farlo senza parlare di me. Questo è fuori discussione. Quando arriveremo a luna sera, ci sarà una cosa del genere, vedremo come siamo andati. Se siamo andati in un modo, però secondo me è la città che dovrà decidere prima di noi. Sì, sono d'accordo. Cioè il turno di ballottaggio ha queste caratteristiche, che vengono depotenziate immediatamente le forze politiche che sostengono il candidato sindaco, ed è il candidato sindaco l'unico elemento su cui la città è chiamata a giudicare. Penso che questo sia lo spirito e questa deve essere la strada maestra. Per quanto riguarda possibilità eventuali, la nostra proposta politica è una proposta assolutamente originale e completamente, diciamo, in antitesi con le proposte politiche delle altre coalizioni. È un altro mondo, è un altro modo di interpretare la politica, le prospettive, eccetera. Io farei l'ultima domanda per quanto riguarda, ecco, una risposta velocissima, anche se so già Molfetta cosa dirà. Comunque mettiamo per un attimo, si dovesse verificare una situazione di anatra zoppa, per cui candidato sindaco di una coalizione e amministrazione di un'altra. Cosa farete? Rispondi. No, ipotesi non praticabile, questo è non già ci sono successo, per cui sono, sì, ma condizioni completamente diverse. Comunque le anatre zoppe si cucinano presto, non hanno la speranza di andare avanti, speriamo che così non sia nell'interesse del paese, qualunque sia il sindaco che abbia a gestire una situazione così davvero difficile e complessa. Mesagna ha bisogno di stabilità, e quella è la cosa in questo momento certa, qualunque sia la coalizione, il candidato che vinca. Un'altra zoppa non darebbe stabilità e per me sarebbe una iattura. Quindi io proprio, come ha detto lui, si cucina, ma la posizione se la mangia subito, insomma. Sono davvero mortificato, ma devo dire che sono d'accordo con loro. Totalmente in disaccordo. Perché? Perché questo significa che in realtà chi sta lì, quali interessi sta portando avanti? Quelli dei cittadini o di qualcos'altro?
Perché nel momento in cui c'è un candidato sindaco e comunque c'è un consiglio comunale fatto di consiglieri anche di altre, con altre idee, viene meno anche il principio che ha portato avanti fino adesso il Pompeo Molfetta, che dice che comunque tante idee diverse possono stare insieme. Quindi non vedo come mai un sindaco, o comunque un sindaco 5 Stelle, quindi portavoce dei cittadini, non possa governare anche in questa situazione. Perché in realtà quello che farà questo candidato sindaco 5 Stelle portavoce sarà quello di fare sempre gli interessi dei cittadini, e quindi quei consiglieri dovranno dare conto ai cittadini e non agli interessi di partito o di qualcos'altro. Io mi auguro che non si verifichi questo, però nel caso si verificasse, condivido il pensiero del collega Facecchia, perché in qualsiasi modo noi dobbiamo continuare a governare, a dare stabilità, anche perché il cittadino in questo momento è stufo di andare di nuovo a votare. Quindi invito fortemente tutte quelle persone che ancora una volta sono indecisi di votare, ma di essere sicuri per chi vota, perché deve votare veramente per il cambiamento e per evitare inutili sprechi. Va bene, io vorrei fare un'ultima domanda mia, poi chiuderà Stefania. Probabilmente Pompeo ha già risposto, però la domanda è flash, una risposta flash. Come finirà? Come finirà? Come finirà? Come finirà? Questa storia. Ti do Francesco, dai, come finirà? Come finirà questa storia? Cioè, che si fa? Chi vince? Chi vince? Chi governerà? E gli altri che fanno? Considerato che, come dicevano loro, la zona è meagliatura per la città. Sicuramente ci sarà un sindaco, però tutti insieme ci sarà un sindaco. O di un partito. Però insieme penso che poi ci metteremo al tavolo, ragioneremo sempre per il bene della città. Danilo, come finirà secondo te? No. Finirà a livello generale, no? Non rispetto al discorso che abbiamo fatto prima, no, vero? A livello generale. A livello generale. Lì sarà il cittadino a scegliere se fare la cosa giusta o la cosa che gli conviene di più. E mi fermo qui. No, non hai detto come finirà, va bene. Beh, è chiaro che non stiamo giocando, quindi no. Qualcosa di serio bisogna dirlo, quindi rimaniamo con i piedi per terra, quindi credo che sia inevitabile un ballottaggio tra me e uno di loro due, è poco comodo, e quindi a quel punto saranno problemi loro. No, io dirò tra me e lui, e mi sembra logico. Quindi finirai ballottaggio? No, vabbè, è talmente... Come finirà? Come uno si augura che finisca, non come finirà, perché come finirà magari fossimo veggenti. Mettilo in busta, secondo me è ballottaggio. Ma sai, io è da un po' di tempo che comincio a credere nel fatto. E purtroppo a mente tocca a me. Bene, con queste parole noi ci avviamo verso la chiusura di questo momento, sicuramente importante, almeno pensiamo sia così, per la città, perché gli elettori hanno potuto conoscere meglio i candidati, sicuramente anche attraverso le domande un po' difficili dei colleghi, ma hanno avuto anche la possibilità di avere un vero e proprio momento di democrazia, secondo me. Se voi siete d'accordo, io pensavo proprio questo mentre ascoltavo le risposte dei candidati, che comunque hanno dimostrato di voler bene alla città, almeno anche questo mi pare di averlo capito, di voler fare il meglio per questa città. Ovviamente tutti gli elettori si augureranno anche questo. Io ringrazio i colleghi, di nuovo i candidati sindaci per aver accettato il nostro invito, Lab Creation per averci dato disponibilità e averci accolto per questa diretta, e i colleghi dalla regia Ivano Rolli e Leonardo Semeraro. Ringrazio anche il pubblico qui presente, e a voi tutti buona serata.